Cari amiche, cari amici, faccio questa diretta per comunicare a tutti i miei numerosissimi followers Ti sta guardando solo mamma, Teresa. Sotto zitto! A tutti i miei numerosissimi followers che ad agosto io e mio marito andremo in un'isola bellissima. Un'isola tutta circondata dal mare! Ma forse se è un'isola è circondata dal mare. Un'isola circondata dal mare dei nostri sogni! Volete sapere qual è? No, non me lo dico, indovinate voi! Oh, guarda! C'è già il primo commento. Allora, Paola dice, ma tu sei scemo. Paola, ma chi è questa Paola? È sempre mamma, te darei. Oh, mammina mia, ma quanto sei carino a commentare. Ma dillo a tutti i miei numerosissimi followers che io e te ci vogliamo bene e giochiamo sempre così. Mua, mammina mattacchioncina. Allora, comunque, ad agosto. Tere, che? T'ha abbandonata pure mamma. La porta? Vado io, amore, vado io. Aspettatemi qui, carissimi followers. Vado ad aprire la porta. Allora, adesso ve lo dico, dai. Allora, dal 9 all'11 agosto io e mio marito andremo nell'isola dei nostri sogni che si chiama Il matrimonio di Chiara. Che cosa? Il matrimonio di Chiara? Mamma mia, che se si va a sposare il 10 agosto? Ma questo è proprio un astro. No, è mia sorella, è proprio mia sorella. Non lo sapeva che andavamo fuori. Ah no, non lo sapeva. E cioè tu non mica lo sa che il 10 agosto, la settimana di Ferragosto, uno va fuori, mamma mia, non lo sapeva. Lo sapeva e come? Uno si sposi il 10 agosto perché è proprio stronza. Chi dice che uno si sposi il 10 agosto perché è stronza? Avranno conciliato i loro impegni con la data del matrimonio. Io lo sapevo, ma non ci andremo mai più nell'isola dei nostri sogni. Tesoro, ma quello è il B&B a Procida. Ci possiamo fare anche un fine settimana, non è? Mi devo comprare un vestito esagerato. Che ti devi comprare che ti nell'armadio che se ne cade di vestiti? Non tengo niente. Io piuttosto, dato che il matrimonio di mia sorella, dovrei comprare un abito, sai, più elegante. Ma certo, sì, tu tieni l'abito del tuo matrimonio. Ma qual è l'abito del mio matrimonio? Che matrimonio nostro? Il matrimonio nostro. Ma quello l'ho messo 20 volte. Ma quello è bellissimo, va sfruttato fino in fondo. Senti, a me ti cambi la cravatta e sembrerà un abito nuovo. D'ora in poi c'è mamma già solo insalata. È già fatalmente un figurone che devo sembrare la regina della cena. Noi a pranzo, amore? A pranzo? Sì. Un 10 agosto? Sotto sole? All'aperto. Ma allora tu dimmi la verità. È un nonno, una stronza! Vabbè, forse un poco.